Sono tornato ad essere un gatto! E questa volta sono ancora più pericoloso! Ho dovuto combattere in un duello mortale con la nonna! Lei la padella, io il coltello! Nel tempo libero però ho anche avuto del tempo per cucinarmi un veloce pranzetto! E poi ho dovuto di nuovo combattere con le mie super mosse! Ho saltato alto e poi ho preso la chiavetta USB segreta per scoprire il segreto più incredibile di mia nonna! Cosa ci nascondeva nel suo computer? Cosa ci nascondeva dietro l'orologio della stanza segreta? Tante belle cose! E io, Gabby 16 bit, sono qui per scoprirle. Miau! Fuori dal mio territorio! Ma perché sono sempre contro delle nonne in questi giochi? Guardala! Ma hai un'idea di quello che sta facendo lei, signora? Ce l'ha un cervello? Si è già marcito! Dov'è? Dove sta andando? Guarda tutti i giorni basi. Tutto il giorno che guarda. Ciao! Mi saluta pure! Io sono un gatto! Non so parlare, ok? È inutile che mi saluti, non capisci niente! Ma io adesso salto e ti pip! Mossa del gatto del balzo della nonna! Attacco sulla finestra! Uah! L'ho spiattellata sul muro, guardala! Ha rotto il vetro con la dentiera di titanio! Non ci posso credere! È una mossa assurda! Ora facciamola scendere, per favore, che sennò sì, i vicini se la prendono. Ecco. Io mi immagino chi vedrà questa scena da fuori. Sarà una cosa un po' strana. C'è tipo la nonna che pian pianino scivola sulla finestra, la sua amica Bernarda, che dice: ma cosa gli è successo alla nonna Giovannina? Sembra che sia caduta! Non si sarà spezzata mica le tibie? Eh sì che si è spezzata le tibie! Oh, tu sei la mia padrona e ti lasci il segno! Lunga vita al re! Nonna Gio... Respira ancora. Oh, Melma! Filone! Filone! Bene, oggi ragazzi dobbiamo andare nei segreti della nonna. Adesso vi mostro come. Devo camminare tutto spastico! Oh, sono diventato bravissimo! Tu. Nonna! Ancora, guarda, è risorta, c'è il sole che gli bacia le tibie. Aspetta. Ogni volta è un casino, ho sbattuto la testa fortissimo, ma perché sempre i gatti arancioni che hanno la vita più difficile? Oh cavolo, sta arrivando la vecchia! Oh cavolo! Io scondo sotto. Non mi ha visto. Non mi ha visto, io sono un gatto arancione e mi confondo con questa sedia. Siamo parenti. Ci sta ascoltando la musica classica, vai. Ci sta guardando altri gatti, ladra. Non ti vergognati. Primo balzo, ok. Indietro e... Secondo balzo! Ce l'abbiamo, nonna! Ora inietterò il cat virus! No! No! Willkommen! Cosa fa? Password? Avevi un veramente segreto! La password è gatto matto! 794794001! Giusto? No! Però io mi ricordo che c'era un codice. Era lì sopra. Nonna, non farlo! Nonna, non farlo! Ecco, cane, sto facendo un casino, sveglio! La badrona, la strega, la vacca. Non voglio. Sono un gatto volante. Perché non riesco più ad essere un gatto? Ho dimenticato come essere un gatto. Miau. Ora mi ricordo. Umf. Cavolo. Ora capite perché i gatti fanno robe strane. Tentano di salvare la situazione, la vita. Ho distrutto. Sono troppo appiccicoso. La dura vita di un gatto arancione. Ah, l'ho scoperto! Ho scoperto il tasto dolente! Tasto dolente! Tasto perdente! Qui c'è il mio segreto! Mi ha fatto prendere un colpo! Mi ha tirato una padellata sul muro! Sul muso! Allora, boing! Yes! 0426. Perfetto! Maialino, che sederino, ti spacco il panzino. Mi piglio tutto. Non puoi prendermi qua. Chi è stato? Ciao nonnina, devi prendere la scala. Non ce la fai. Te la farò pagare.
Tanto il nonno amava più me che te. L'ho già corrotto, vedi? 04. Ho una memoria di erba, a forza di... Ecco. Togliamo queste cose. Devo... No. Distruggiamo. Distruggiamogli ancora un po' la casa. 0426. Zavardu! Mamma mia! Sta arrivando! La nonna anomala! Mi devo difendere! Nonna! Anch'io una padella! Guerra di padelle! Spam! No, cavolo! Non ha funzionato! E allora? Nonna, che ne dici di fare un po' di schweppes? No! No, la nonna è un tiranno, è una tiranna e questa tirannia deve finire. Parola di gatto amatore. Nella mia culla era tutto un incubo, ragazzi, era tutto un incubo. Ma io devo scoprire il segreto. Devo scoprire quel segreto. Oh, non so cosa ho questo numero, ogni volta lo dimentico. Devo guardarlo 455.000 volte. 0426, vero? No, sì, 0426. Ora voglio la password. Ora, ma perché ci vado sempre in muso? No! Non è così che si usa il Mac. Dai, Gabby gatto. Sono riuscito a farlo lo schermo da Instagram, formato verticale. 0, 4, 4, 4, 2, 6. Oh yeah, vai. Sì, il segreto della nonna. Fammi vedere un attimo. Papà! Fermo. Non sto facendo niente qui. E stavo andato su Gatul. È tipo Google ma per i gatti. Gatul. Sì. Stavo cercando una marca di cibo migliore di quella che mi dai ogni volta. Quella è vecchia, puzza di nonna. Non mi piace. Mi fa venire la caccarella. Ok. Allora, friends. Perché mi tradisce? Vuoi prenderti un nuovo gatto? Io lo so, ma adesso lo scopro. Ora devo prendere un mouse. E sapete perché devo prendere un mouse? Miau, vieni qua, brutto topo. Vieni qua. Noi gatti odiamo i mouse. Veramente un odio assurdo. Allora, Friends, è touch o no? Cioè, le ricette da nonna e... Mi sa che devo andare di... Nonna, mi hai tradito! Chi è quel gatto arancione? Non sono di certo io! Non sono io che per sbaglio sono caduto nella tastiera e mi sono autofatto una foto! Non è vero! Io non posso essere quella persona! È un impostore! Non è possibile! Cancellate da internet queste foto! Sono private! Ero appena uscito dalla doccia! Via! Che schifo! Avanti! Oh mamma! Oh nonna! Cancelliamo, non deve sapere le gatte che ho trovato su Canter, il Tinder dei gatti, oh no! Per andare nella cartella segreta c'è un'altra password, che non è 0426? Non posso entrare, c'è un'altra password alla nonna, c'è un altro segreto nel computer, cosa nascondi nonna? Non è possibile, nemmeno queste monete possono ripagarmi, ma queste monete a cosa servono? Hai una macchina per i soldi? Intanto devo occuparmi di lei, perché se rimane sveglia, questo è un problema. Quindi andiamo alle spalle come un ninja. Ha! Io mi sa che distruggo la casa della vita reale se continuo così. E... Ah! Un cragnone così l'ha sentito anche in modalità letargo. Ora mettiamo della musica di distrazione, dai. Qualche programma... Eccolo. Yo! Così non lo sentono! Così la polizia non sente! Miau 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 miau! Ora che la nonna è a terra, ho il potere per me! Ho il potere! Miau 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 miau! Il robottino Pino è un traditore. Non andrò da lui, però andrò al piano di sopra. La nonna ancora dorme, ronfa, russa! Che bello! Bene! Fammi vedere qui che cosa c'è! Cos'è? È un altro gioco,
Ragazzi, lo farò questo. I am security, devi picchiare le persone. Ma è bellissimo. Lo proveremo, sarà bellissimo. Qua possiamo anche giocare a pallone. La nonna è ancora sotto a far casino. Boing. Ma sapete che c'è un segreto in questo gioco? Tra poco ci andiamo a scoprirlo. Tra poco andiamo assolutamente a scoprirlo. Ma prima devo intanto andare al pianoforte, che abbiamo visto che si poteva suonare. Probabilmente devo trovare uno spartito. Anzi no, devo suonare questo codice, vedete? F-A-C-D-D e su. Ma probabilmente c'è. Allora, F-A-C-D e di bemolle. Campione del piano, chiamatemi Mozart. Mozart arancione. Sì. Va bene. Altre cose da fare adesso è cercare di andare là sopra. Io devo andare là sopra. Là sopra ci sono altri segreti da gatto. Tipo questo, che cos'è? Una chiavetta USB. Questa va nel computer. Questa potrebbe contenere l'Eldorado, le ricette segrete, i manicaretti, quelli che non mi dà danni. Me la sono messa in bocca perché noi gatti le portiamo così, come mi ha preso mia madre quando ero un neonato. Ops. Fatto altro casino, così magari viene di sopra. Questa è la cultura che gli serve. Io mi sono iscritto all'università della vita. Noi gatti siamo esperti per questo. A cosa serve? Tutti questi libri non servono a niente. Oh, oh, sto facendo casino, ma... No, è passo! Vai, 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 sneaky, sneaky. No, veramente, devo trovare un modo per saltare lì. Potrei fare un salto maestro da gatto silvestro. Salto maestro da gatto silvestro. Yo. Yo. E... No! 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 Cavolo! C'è sicuramente del segreto lì. Oh, sono fatta! Gatto parkour! Yes! Quel coso lo devo prendere. Dannati piccioni. Oh, baby! Si rompe tutto! Tutti! Dovete morire tutti, esseri infernali della nonna! Spie! Ora ci vuole il mega buzz. Questo è proprio da Gatto Jordan. Gatto Jordan, queste mani sono nate per questo momento qui. Mettetelo a rallentatore questo momento, perché sarà epico. Balzo! Sederino all'indietro, movimento del bacino! Boom! 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 Oh cavolo, direi che ho fatto un leggero casino! Via! Via da casa mia! Nonna pazza, ci ho preso gusto, sto diventando un campione del VR! Numeri! Che numero è? È l'ora di rompere le balle alla nonna. Ci sono vari segreti, ci sono vari segreti. E quell'orologio ne ha uno. Ne ha uno, ora ve lo mostro. Ora però devo fare un piccolo balzetto qui. Piccolo. Guarda come sono leggiadro. Ah, ciao Dinkleberg. È la mia casa. Quelli là da fuori vedranno un gatto ridere in modo pazzo. Sì, vedono strane cose. Ora però devo mostrarvi un segreto. Sapete che qua c'è un segreto? Vedi? Dietro l'orologio c'è un buco. Lo sapevo. Come si apre questo buco? C'è assolutamente un segreto della nonna. Nessuno... non sono stato io. Però, ok, ho bisogno della chiavetta. Come ho detto, la chiavetta serve. Quindi dobbiamo metterla. Ok. E... Ok. Ora. Bene. Mangia, tira, butta. Ok, va. Però, non va? Dai, USB to USB, ragazzi. Oh, funziona. Ha un segreto. La nonna ha un segreto. Drive Pren Non. Oh, nonna. Serve sempre una password. Devo entrare nella cartella segreta della nonna. 0264? Non mi ricordo. Perché? No, devo andarmela a riguardare. Non sono stato io. Non sono stato io, giuro! Cosa vuoi da me? Seguace della nonna!
Io faccio sto dalla parte dei gnomi. 0426, non era quello, l'ho fatto giusto. Allora sono altre le password. Mi puoi dire la password? Inutile. Vieni qua. Devi dirmi la password. Ti tiro per le orecchie. Non credo che funzioni così, ragazzi. Non credo che proprio che funzioni così. Cosa vuoi? Sei un po' arrabbiato. Stai buono, cavolo. Allora, cosa c'è? Dove vuoi portarmi? Sei utile? Mi segue. Ma il coso mi segue, ma si schianta ovunque. È più stupido di me. Non che ci voglia tanto. Allora, servono password più potenti. Devo trovarle in giro. Non so dove siano. Non so davvero dove siano. Devo completare obiettivi qua. Aspetta. Bene. Bene, bene, bene. Bene. Monete fanno sempre bene. Qua sopra nessun codice. Dove l'ha messo? La nonna è proprio incacchiata, ma non può prendermi. Quindi buono. Ragazzi, basta, la faccio finita. Sono stanco. Si può aprire il forno? Si può? Mi do fuoco, questa è benzina. Non funziona? No. Non potevo suicidarmi nel forno. Che vita crudele. Funziona. Forse posso cucinare un manicaretto. Sono anch'io bravo in cucina, nonna. Ecco, farò come gli umani. Mi posso cucinare. Abbiamo un coltello? Nonna. 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 Guatta. Nonna pazza. Nonna aiuto. Cosa sto... Ma perché sono un gatto volante? Voglio cucinarmi un manicaretto. Ma vaffanculo. Che vita da gatti proprio. Altro che i cani, me l'ho spassata alla grande. Io sono tutto un salto. Sto cucinando. Nonna, sto cucinando. Sto cucinando, stammi lontana. Sto cucinando, stammi lontana. Non ho paura, nonna. Non mi costringere a farlo. Non mi costringere a farlo. Stammi lontana. Oh no! È troppo forte! È ancora troppo forte! Che spadellata, signori! Che spadellata! Ma la chiavetta, le cose che ho messo, devo rifarle da zero? Sì, ma che balle! Allora, saltagliamo il pomodoro! Sì, funziona! Incredibile! Ce l'ho fatta, nonna. Non servi più in famiglia. Ci penserò io a cucinarti. Tu ormai non servi più, nonna. Da, da, da. A parte che io non mangio il pomodoro. Ma cuciniamo per la nonna. Cuciniamo per la nonna, che a lei piacciono le verdurine, i cetriolini, le verdure, le patatine. Sono in un mare di verdure, aiuto! La verdura mi sto mangiando! Noi gatti odiamo la verdura, soprattutto i cetrioli fanno impazzire i gatti, li fanno paura. Non so se in questo gioco sia la stessa cosa. Diventano tipo dei mostri, dovrebbero fare un update dove il cetriolo diventa un mostro. Vai, quattro salti in padella. Sto sudando come un mostro. Dai, nel forno. Ci vuole l'ingrediente segreto e non è questo. Fammi assaggiare. È buono! Questo va portato... Questo devo cucinarlo. Come si fa a fare un salto? Oh, melma. L'ho messa? Vabbè, li porto su così. Andate, miei piccoli! Andate, mie piccole cacchine! Ma vaffanbagno, è tutto un casino in questa casa. Casino in bordel. Io voglio il segreto della nonna. Il segreto della vecchia. Olla. Non ho ancora tirato fuori i forconi. Strano. Sto cucinando, nonna. La la. La la la.
Sento monco. Direi che abbiamo un bel manicaretto. Avrei voluto mettere il mio ingrediente segreto, una crocchetta per gatti. Ma non si può avere tutto dalla vita. È quasi peggio del digiuno. Dai! Come si gira? Oh! Funziona! Non si è accorta? Dai! Magari se veramente mi dà la password del suo computer. Ehi, sta cucinando! Sta effettivamente cucinando! Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo scoperto il fuoco! Primo gatto che scopre il fuoco! Forse è esagerato. Non è che stanno esplodendo? Qua vedo che è al massimo. Qua vedo che... No! Mi sa che ho esagerato, nonna. Nonna, ho sentito dire che ti piace la roba cancerogena. Così la mandiamo subito al Padre Eterno. Così funziona. Così funziona. Occhio, che si abbrustolisce troppo. Oh! Beh, è anche buona così. È anche buona. Ci sta. Ci sta. Ci sta un botto. Faccio il botto. Faccio il botto in questa casa. Butta via. Cuciniamo, facciamo, rompiamo, prendiamo tutto mio aiuto. Che rumore, che casino soave. Microbombe, microbombe. È tutto appiccicato! No. Oh. Sono tutto incastrato! Ecco, apri, apri. Cos'è questo? Cosa ci devo mettere qui? Cosa ci posso mettere qui? La nonna ci devo mettere lì. La nonna, magari. Magari. Seriamente, cacchio. Seriamente. Guarda! Però funziona effettivamente. Ho imparato a cucinare. È bellissima sta cosa. Puoi cucinarla in pentola, in padella. E ti recupero energia, vita. Salute, salumi. Bello, fosse bello, sarebbe bello se sapessi i segreti della nonna. Vabbè, un segreto adesso ve lo mostro. Un segreto ve lo mostro io ora. Perché quando è troppo, è troppo. E allora un segreto ve lo devo mostrare. Per forza. Intanto ci mettiamo in posizione di ottenerlo, questo segreto. Mi ricordo... che dovevamo sporgerci e... Sì! Siamo sopra, signori! Siamo sopra! Ora forse quello è un codice, no? Vedi l'orologio. Però io voglio andare dentro l'orologio. C'è un modo, c'è un segreto qui. E ora lo voglio. Andiamoci dentro. C'è un buco. Ci devo entrare, non so come. Devo entrarci, devo buggare. Ci deve essere un modo per entrare nell'orologio segreto. Portanna, però. Ora me la prendo con te. Se no nonna porta sfiga, porco cane. E il cane porco in tutti i sensi. E tu gli hai persi i sensi. Mannaggia sti cani. Lo so che sta tramando per prendere uno di quegli esseri inutili. Ma io scappo prima, non mi faccio prendere. La padella no. Questa volta no. Questa volta no. Ho detto no, nonna. Ho detto no, non puoi prendermi qui. È il mio territorio. È il mio territorio. Pigliati un bocco di vino. L'ho picchiata con il vino. Mi è caduto il vino. L'ho ubriacata. Signora. Ma non è abbastato. È stata una piccola botta di lusso questa. Ormai sto diventando agile. Come Mowgli, il gatto della giungla. Mamma mia, che bravo. Bam, 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 bam. Perché vedete, guardate, c'è il segreto. Io non l'ho. No, sono un gatto che si. Boom! Oh! Oh! Come uno stoccafisso. La carotide! La carotide! Ora che l'ho il mio potere. Lunga vita al gatto. Vabbè, ragazzi, vi mostro un video. Praticamente in questo video, vedete, uno entrava. E dentro c'era, dentro c'era, dentro c'era un per niente! Come l'anima che ha esalato l'ultimo respiro.
vola con gli angeli in cielo. Rest in pieces, nonna. Resti. Cosa? Oh, ma si stanno baciando quei due. Che schifo sti pesci. Manco un minimo di ritegno. Mamma mia. No, 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 adesso devo scoprire. Almeno un segreto. Devo scoprirlo. Ora. Ragazzi, ragazzi. Io andrò nella cartella segreta. Cosa mi nascondi? La password è 00007. Sì, lo sapevo. Cosa mi nascondi? Ma l'ho aperta. Cosa vuoi da? Sì, entra. Oh mamma! Cosa si guardava? Le belle gattone! I bei gattoni! Ossessionata pazza! Tutti fuori che io! Tutti fuori che io! Sei una lurida! Sei una lurida, mamma mia! Non so cosa servono tutti questi soldi! Mi compro una nuova proprietaria! Ecco a cosa servono! Non glielo posso tirare! Glielo tiro, tipo proiettile. Ah, non sono capace a tirare, però i calci in muso, quelli sempre. Pam! Bene, e ora ragazzi, veramente, proviamo un'ultima volta ad andare lì sopra. Andiamo lì sopra, andiamo, si può fare, si può scalare, vedete, con questi salti leggiadri si può scalare. Vediamo se riesco da sotto a sopra. Mossa, aspetta, mossa. Ma vaffanculo, ci vediamo domani. Ma posso andare sopra le scale? Ma perché devo farmi tutta sta fatica? No, posso andare sopra le scale? Perché voglio uscire da questa casa, è giunto il momento. Dopo tutte queste cose scandalizzanti che ho scoperto sulla mia padrona, non c'è altra scelta che lasciarci, che le nostre strade si separino. Come un matrimonio che si è rovinato. No, perché là c'è il segreto. Io lo so che c'è il segreto. Io lo so che c'è il segreto. Io lo so che c'è il segreto, dai. Devo glitcharmi. Mi glitcho con la forza, no? Non c'è un modo. Tipo, ci deve essere un modo, allora. Devo glitcharmi sul coso. Forse mettendomi di lato. C'è una tecnica. Sto salendo sul tetto. Guarda come mi appendo. Ah, che paura. Le altezze. C'è un dannato segreto. E perché non lo prendo? Perché posso camminare sul tetto? Guardami. Ta 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 ta. Cammino tranquillamente sulle pareti. Sono una lucertola. Non sono mai stato un gatto. Sono sempre stato una lucertola. C'è un buco grosso come una casa e non posso raggiungerlo, ma... Ecco una mano. Qualcuno mi dia una mano. Faccio il giro del mondo. L'hanno fixato. Vabbè ragazzi, là c'era un segreto. Praticamente potevi uscire dalle pareti, andare in giro per la casa, scoprire la stanza segreta della nonna che lì ci ha messo questo. Questo, io lo sapevo che ce l'aveva messo. Io sapevo che è ossessionata da Gabby 16 vite. Io lo sapevo. Sei una lurida sei. Ed è guerra. Ti sei messo contro non solo con i gatti, ma pure con i gabbiani. Ah, a morte questa vecchia. A morte. Nel sonno. Brutta. E abbiamo sconfitto un'altra granny, signori. Siamo dei campioni! Un saluto da Gabby 16 Vit!